Ciao a tutti amici di Tutto Android, siamo oggi qui per vedere i progressi fatti con le versioni di sviluppo di Firefox OS o Boot2Gecko, il sistema operativo di Mozilla, la fondazione che si occupa dello sviluppo di Firefox, Thunderbird e tutti quanti gli altri prodotti relativi al mondo web. Il sistema operativo Firefox OS o Boot2Gecko, come è stato conosciuto fino a poco tempo fa, ovvero fino all'annuncio ufficiale da parte di Mozilla dello sviluppo del sistema, è un sistema che si basa molto sulle tecnologie web, tanto che può essere eseguito all'interno di un browser o su un sistema desktop. Non ha tutte quante ovviamente le funzionalità complete, scusatemi, di un sistema su uno smartphone, ma ha, come dire, può dire la sua. In questo caso andiamo a provare una versione di sviluppo, una cosiddetta nightly, ovvero una versione di sviluppo giornaliera, una build compilata giornalmente, che è molto instabile, ma che presenta molto bene quella che è l'evoluzione del sistema stesso. La prova verrà tramite un emulatore, come vedete qua dalla riga di comando su Linux. Io in questo momento sto usando Linux Mint 13 a 64 bit, e per cui possiamo far partire il sistema. Come vedete, mostra una serie di avvertimenti, di istruzioni, e si apre la finestra con il sistema. Questa è la finestra, è la schermata, scusatemi, di fronte alla quale si trova un utente che apre per la prima volta il sistema, cioè che accende per la prima volta il sistema su uno smartphone. Come vedete, c'è uno slide to unlock che, se portato a sinistra, porta alla fotocamera, oppure tornando indietro, porta allo sblocco e all'arrivo alla schermata home. Schermata home che è molto simile a quella di iOS, di Apple, quindi iPhone e iPad, poiché le icone sono disposte a griglia, non ci sono widget, non c'è una home in stile desktop con widget e icone ridimensionabili e ordinabili in cartelle, come ad esempio su Android, ma troviamo una visualizzazione abbastanza classica, per l'appunto in stile iPhone, con delle pagine a scorrimento orizzontale. In questo caso sono due le pagine con icone, e la terza pagina, che è quella tutta a sinistra, apre il box di ricerca. È un box di ricerca che apre Firefox. Adesso vediamo un po', ecco, bisogna ribloccare e sbloccare. Purtroppo non ci sono istruzioni sui tasti da usare, per cui si va un po' a caso. Quello che funziona funziona. E anche con le applicazioni quello che funziona funziona, perché ad esempio orologio barra sveglia funziona abbastanza bene per quello che deve fare. Si possono aggiungere sveglie, se ne possono eliminare, se ne possono, si può scegliere il colore, ad esempio, si può mettere ripeti tutti i giorni della settimana, si può decidere quant'è il tempo di snooze, ovvero il tempo di rinvio tra una sveglia e l'altra, e così, insomma, tante belle cose, ma non è niente di che. Ecco, cliccando poi si passa dalla visuale dell'orologio analogico a quello digitale, che è abbastanza in stile metro, o meglio, ha qualche richiamo a metro, insomma. Poi c'è la calcolatrice, che puntualmente tutte le volte che la provo fa crashare. Vediamo un po' se anche questa volta. No, questa volta no. Ovviamente quando bisogna mostrarlo non crasha mai. C'è anche poi questa funzione tip, ovvero mancia, che mostra la mancia a seconda della diversa percentuale. Questa è una cosa molto utile negli Stati Uniti, in Italia non serve praticamente a niente. Passiamo poi al client email, con delle email di prova fornite dalla stessa Mozilla. Come vedete, si può visualizzare le mail. Si possono cancellare, mettere tra i preferiti, segnare come non lette oppure rispondere. In questo caso colgo l'occasione per farvi vedere la tastiera. Ecco, qua ogni tanto si presenta questo bug, per cui viene tutto quanto spostato di qualche pixel a sinistra, ma non è niente di grave. Come vedete,
sto provando la tastiera, cancelliamo e scriviamo ciao a tutti i lettori di tutto Android. Punto esclamativo. Come vedete è una tastiera abbastanza base che ricorda per aspetto quella di Android, ma quando si premono i pulsanti ricorda abbastanza quella di iPhone. Torniamo indietro, ecco, usciamo. Passiamo ai messaggi, che hanno una visualizzazione anche in questo caso molto iPhone-esca. Hello world, scriviamogli anche noi. Però scrivo con la tastiera per fare più in fretta. Hello world. E magari se scrivo con la R è meglio. Facciamo send. Abbiamo mandato il nostro messaggio e c'è, e compare la mi viene in mente il termine inglese, il balloon, il fumetto con dentro Hello World che abbiamo inviato. Possiamo anche tornare indietro. Ecco, come vedete anche ad esempio il fatto che ci siano dei tasti virtuali per tornare indietro è molto iPhone-esco. Possiamo decidere di eliminare le intere conversazioni, ma in questo caso usciamo e andiamo a vedere i contatti. Contatti che sono molto in stile Android, e anche una volta visualizzato sono abbastanza in stile Android. Purtroppo questa non è una versione finale, mancano un po' di cose e, ad esempio in alcuni screenshot che sono trapelati, mi viene da dire, ma non è il termine corretto, comunque che si sono diffusi in rete recentemente, mostrano una visualizzazione abbastanza in stile Android con una immagine molto grande e una ripresa abbastanza come dire, consistente di Holo. Casino. C'è anche l'applicazione calendario che non ha mai funzionato da quando ho cominciato a provarla. Ci sono anche alcuni giochi che però non sono ottimizzati per la risoluzione, per cui appaiono abbastanza fuori posto. Questo addirittura non carica nemmeno. Cut Rope di solito carica, ma come vedremo, ecco, è totalmente sballata la risoluzione, non c'entra nulla probabilmente perché, ecco, facendo così, come vedete, si riesce, però poi non si riesce a giocare perché non prende. Ecco, usciamo, facciamo il resize della finestra, ecco fatto, sblocchiamo. E come vedete ci troviamo di nuovo di fronte alla schermata solita. Cioè poi tasks o appunti, impegni, è uguale, tanto è semplicemente un gestore di impegni si può usare anche come gestore di appunti. C'è anche un marketplace che a volte funziona e a volte no, ma che comunque richiede l'invito. Come potete leggere, if you've received an invitation please log in below, ma io non ho ricevuto un invito per cui non posso farvi vedere come è questo marketplace. In compenso ci tengo molto a mostrarvi il browser, che assomiglia incredibilmente alla versione per Android. È forse meglio fatta questa versione rispetto a quella per Android e vi mostro subito il perché. Allora, primo perché: i siti vengono mostrati nella loro versione desktop e non in quella mobile. Ecco, come vedete ci mette un po' a caricare, ma semplicemente perché non è pensato per questo tipo di utilizzo, per cui è naturale che impieghi un po'. Ecco, come vedete è la versione desktop del sito. Ma il secondo perché, il secondo perché è questo: la visualizzazione delle schede è molto più semplice, molto più, mi viene da dire, immediata rispetto a quella di Android. Diciamo che è molto più logica, nel senso che posso aprire
N schede. Ok, allora cosa stai combinando? Posso aprire altre schede. In via teorica. Ok, si è impallato. Torniamo a Firefox. Tutto Android. Purtroppo come vedete i caricamenti sono un po' lenti. In compenso vi mostro il terzo perché, ovvero questa barra qui sotto. Questa barra qui sotto ha il tasto indietro, nel momento in cui il contesto è adatto, ha anche il tasto avanti e ha il tasto per i preferiti, cosa che su Android non è presente e che onestamente e personalmente provoca qualche grattacapo ogni tanto, più che altro perché insomma non è propriamente comodo, ecco. Torniamo alla schermata home perché vi mostro l'ultima cosa, ovvero le notifiche a tendina, la barra delle notifiche con la tendina. Apriamo questa applicazione UI Tests perché vi mostro come sono le notifiche. Ok, va bene. Come vedete, ecco qua le nostre belle notifiche. Ecco qua che ne stanno arrivando un sacco. E possono essere eliminate con uno swipe, semplicemente. Hop, 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 hop. Come vedete, è del tutto simile a quanto visto su Android, per cui è estremamente familiare a chi ha già provato uno smartphone Android. Questo è da un certo punto di vista un bene perché porta Mozilla in una posizione di vantaggio perché sfrutta le abitudini degli utenti. Da un altro punto di vista è un male perché non porta nulla di nuovo. Per cui speriamo che Mozilla sappia innovare. Recentemente si erano diffusi alcuni screenshot online che mostravano la UI, la user interface di Firefox OS. E Mozilla aveva tenuto a precisare che tali screenshot non rappresentavano l'attuale situazione. Beh, questa è l'ultima versione di sviluppo, ovvero la 17.0 alfa, anche se poi in realtà è in uno stadio precedente ancora quello dell'alfa, e la situazione non è molto variata, anzi in realtà è leggermente più indietro rispetto agli screenshot trapelati. Per cui speriamo davvero che Mozilla abbia qualcosa in serbo, perché al momento attuale devo dire che per quanto sia veramente buono il lavoro svolto da Mozilla in questo campo, non è innovativo, non porta nulla di nuovo, ricalca le orme di altri, per cui non può essere considerato veramente ottimo. Spero davvero che Mozilla faccia qualcosa di alternativo, crei qualcosa di nuovo perché sarebbe veramente un bel colpo, sarebbe veramente interessante vedere che cosa può un produttore che parta da zero creare. Per cui, onestamente, io sono molto curioso di vedere che cosa Mozilla saprà tirare fuori dal cilindro. Spero di aver suscitato un minimo di curiosità in quanti avranno visto questo video. Perché secondo me Mozilla ha buone carte da giocare, lo dimostra con questa versione di sviluppo che per quanto giri su un Core i7 950 3 GHz e con 12 GB di RAM, insomma un sistema ben carrozzato, sono convinto che sia abbastanza leggero da saper dire più di qualcosa anche sul primo smartphone annunciato che sarà di ZTE, costerà $100 se non di meno, per cui vi lascio immaginare l'hardware che sarà hardware di fascia bassa. Speriamo davvero che Mozilla sappia dire qualcosa in campo mobile perché manca una terza alternativa, manca una come dire, manca un terzo incomodo che si frapponga fra iOS e Android e che si crei un suo mercato. Mozilla ha già detto che il 75% delle applicazioni su Android e su iOS sono applicazioni
HTML5. Onestamente non so quanto questo sia vero, però di sicuro Mozilla ha delle buone carte da giocare, l'ho già detto e lo ripeto e non mi stancherò mai di ripeterlo, per cui spero veramente di vedere qualche cosa di buono in futuro. Nel frattempo aspetto nuove versioni di sviluppo, aspetto nuove informazioni, spero che lo facciate anche voi e ripeto, spero di aver suscitato un minimo di curiosità nonostante la mia difficoltà nel parlare. Per il momento questo è tutto, io sono Riccardo e ciao a tutti da Tutto Android.